Ma la movida sarà di controllo della Polizia di Stato in occasione del fine settimana. In occasione del fine settimana sono state predisposte dai servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate dai più giovani, al fine di scongiurare comportamenti scorretti alla guida e abuso di alcol e droga che possono mettere a repentaglio la sicurezza di tutti i cittadini. Nella serata di ieri, i poliziotti della Questura di Siracusa si sono concentrati nella zona alta della città, in prossimità di un locale. Luogo di ritrovo dei più giovani al fine di garantire che la serata si svolgesse nel rispetto delle regole senza alcun tipo di turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica. In totale sono stati controllati 15 mezzi e identificati 26 ragazzi. Gli agenti della Polizia Stradale invece si sono concentrati nei ponti di accesso all'isola di Ortigia, altro luogo della movida siracusana, dove sono state identificate 83 persone e controllati 71 veicoli. In tale contesto operativo sono state elevate 8 sanzioni amministrative per varie infrazioni al codice della strada, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, patente scaduta, mancata revisione del mezzo e guida in stato di ebbrezza. Nella circostanza una persona è stata segnalata alla competente autorità amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente. Questa sera, saranno effettuati dei controlli in Ortigia, soprattutto nella zona della Marina, particolarmente mirati a evitare fenomeni di bullismo al fine di garantire un sereno sabato sera ad adulti e ragazzi.